quando il Crema aveva inanellato una serie di vittorie consecutive e si era consolidato al primo posto. Cosa dici, Roby? Ma dici bene tu, Paolo, perché Adubati è un giocatore di grande spessore, l'abbiamo visto, estremamente carismatico, grande personalità, ottimo posizionamento in campo ed è un trascinatore. Gianola è subentrato successivamente ai problemi fisici di Adubati, è un giocatore di grande esperienza, sicuramente sono due pedine di assoluto valore. La palla è... Goglino avanza minacciosamente l'argentino e Pennesi si sdraia, si lancia con le mani e devia il pallone in corner, è la prima occasione a favore dei locali. Battuta è corta, attenzione, alla meglio la difesa cremina, ci sono Triglia e Pelamatti che vanno sul pallone. E Triglia che mette in mezzo per il numero 8 che viene, fa da muro Torchio e scherma il tiro, tenta di passarla a Russo ma il pallone è troppo alto, avanza il Breno con il numero 15 che viene stretto, non c'è nulla, l'arbitro a due metri, adesso avanza il Crema con Ferrari, chiede aiuto sulla sinistra, Poledri prende tempo, fa un dribbling di troppo, il possesso palla del Breno ma in questo momento perde un pallone grazie all'intervento di Poledri, avanza Bardelloni, deve velocizzare la manovra, è ancora Poledri che calcia da fuori, forse troppo timido, adesso ha Adubati bene, palla indietro, il portiere non può prendere con le mani, attenzione, arriva, attenzione, calcio d'angolo per il Crema, il Breno avanza sulla fascia destra, sempre il solito Sorteni, mette in mezzo una bella palla che viene controllata. Tutto è pronto, Sacchi dice che si può partire, la palla è sui piedi di Indiur. Sì Roby, a dire il vero io mi aspettavo già qualche cambio a fine primo tempo, perché comunque sicuramente mister Dossena non può essere stato per... Attenzione a Ferrari, bene in aria per Salami, palla in mezzo, Poledri al limite... Tira, parata centrale, bella conclusione di Poledri. Di Pieve Siraga che l'ha deciso di utilizzarlo. C'è stato uno scontro durissimo in mezzo al campo. L'arbitro fa battere, quindi Crema con l'uomo in meno. Bravo Pennesi a uscire, a controllare, far sua la palla senza grossi problemi. Adubati che avanza, arriva fino alla tre quarti. Allarga bene per Pio Russo, potrebbe essere Russo con una delle sue iniziative a sbloccarla. Cross in mezzo, intercettato, calcio d'angolo per il Crema. È ancora il Crema che cerca di ripartire, ma il pallone viene conquistato dal Breno che avanza con Diur. Cross in mezzo, Triglia si gira bene, viene trattenuto per la maglia da Baggi. Campisi che tocca il suo primo pallone, bene, benissimo Ferrari per Bignami, ripartenza, palla per Bardelloni, entra in area, palla al limite per Bignami, Bignami dentro, Bignami, gol, Crema in vantaggio, Bignami, Bardelloni, entra in area, palla al limite per Bignami, Bignami dentro, Bignami, gol! Adesso attenzione al Breno che riparte, dobbiamo essere bravi a continuare a difendere bene, calcio d'angolo per il Breno, a te Massimo. G, che è già stato ammonito, attenzione a non far fallo anche in mezzo all'area, palla che danza in mezzo all'area, è preda dell'attaccante del Breno. Ora vediamo la punizione. C'è Sorteni, 6 minuti di recupero, intanto questo è il minutaggio ufficiale, Sorteni, pallone in area, molto difficile, basso, mischia in area, si gira ma c'è Pennesi sulla traiettoria. Il Breno batte un corner, la difesa del Crema è schierata, anzi anche gli attaccanti sono in area di rigore, è Otabi che guadagna un pallone di mestiere. In questo istante Sacchi di Macerata con il triplice fischio.